Questo è il rumorino delle cerniere di questo Oppo X 2021, un concept, anche se poi in realtà speriamo di vederlo sul mercato molto presto. Lo abbiamo un po' desiderato già lo scorso anno quando abbiamo visto qualche mock-up, ma questo è un modello funzionante, quindi un'idea di pieghevole, molto diversa rispetto a tutto ciò che abbiamo visto fino adesso. Non si piega letteralmente, ma abbiamo appunto una cerniera molto molto particolare che permette di estendere il display da 6 pollici e 7 a 7 pollici e 4, quindi all'esigenza può trasformarsi in un mini tablet. Come vedete, design del tutto particolare davanti ma anche dietro, con questa è la colorazione bianca. Vedete due finiture diverse, lucida sulla parte destra che è poi quella che rimane sempre all'esterno, invece è una finitura un po' più opaca per quella che è poi la parte che si espone soltanto in certi momenti. Fotocamere, qui sono tre fotocamere, o meglio, vedo sicuramente un sensore di immagine, gli altri due potrebbero essere invece dei sensori diversi, cioè sicuramente un time of lights e la il flash LED. Dicevo, chiaramente poi non sono, è uno smartphone del tutto particolare, in questo caso abbiamo anche un software non definitivo, quindi vediamo, andiamo a dare un'occhiata magari a quelle che sono proprio le distribuzioni a disposizione. Android 11, 8 GB di RAM e Snapdragon 865 con 128 GB di storage interno. Prendete queste informazioni per temporanee, perché appunto non sappiamo effettivamente se poi verranno mantenute o se verranno ulteriormente migliorate. Vedete, il device riconosciuto è il Find X2, quindi in realtà siamo un po' indietro, perché poi è un progetto in divenire. Tastino laterale che serve per accendere e spegnere il display, ma anche per attivare questi due motori. Adesso ci arrivo fra un attimo. Vedete, dall'alto verso il basso ho chiuso, invece se faccio il movimento contrario oppure faccio un doppio clic, il display poi si estende, come dicevo, fino a 7,4 pollici. Naturalmente è un OLED abbastanza luminoso. Io in questo caso ho anche impostato la modalità scura, perché poi abbiamo tutte le classiche opzioni che poi ci permette anche questo software e, perché no, anche la piattaforma hardware. Ma a distinguere questo dispositivo, questo Oppo X 2021, come diceva, è chiaramente il meccanismo. Vedete tra l'altro la cerniera qui sopra, che poi nel momento in cui si apre lascia anche intravedere le feritoie per l'altoparlante superiore, quindi si ha anche probabilmente un audio migliore in ascolto, magari in viva voce, ma in riproduzione quando poi estendiamo questo display. Al centro sento una leggerissima piega qui al centro, ma in realtà non la vedo neanche poi in controluce, magari in favore di camera si ha una visibilità diversa. Voglio mostrarvi poi ad esempio come si allinea il software. Guardate, in questo caso io ho rimpicciolito e vedete l'immagine si è ovviamente è diventata più piccolina, si è strecciata, ma c'è questo effetto, questa animazione molto molto piacevole. Ci saranno chiaramente tante altre applicazioni che potranno essere personalizzate o che si adatteranno. Questo è un browser cinese, quindi non saprei cos'altro fare. Beh, vediamo dai cosa succede. Doppio clic, ecco che si è ridimensionato con un effetto. Ok, in questo caso è stato un po' complesso, però l'idea è appunto di un adattamento in tempo reale, magari sì, con qualche animazione più simpatica di quella che abbiamo appena visto. Tre elementi principali, anzi sono quattro. Dicevo, il display OLED, che probabilmente potrebbe essere stato fornito da TCL, che è uno dei partner, sappiamo, di Oppo. Lo abbiamo visto lo scorso anno con il prototipo in plastica e carta, adesso invece lo vediamo in metallo e vetro. Dicevo, gli altri tre componenti invece sono il roll motor, o meglio i due roll motor, o due motorini che sono posti, mi spiegavano, qui, quindi nella parte centrale, in alto e in basso, che permettono di estendere e ritrarre questo display senza stressarlo eccessivamente, quindi non creare pieghe e soprattutto non creare dei punti di rottura. Gli altri due elementi invece sono complementari. Una è una lastra chiamata 2-in-1 che permette di mantenere sempre orizzontale il display anche quando poi si va a piegare, quando va a ruotare. Questo permette ad esempio che il display non collassi né da una parte né dall'altra e non si formino, ecco, quelle pieghe che vi raccontavo, o meglio quelle pieghe che non si vedono e che effettivamente non si notano. L'ultimo elemento invece è il warp track, ovvero un sottilissimo laminato di un 0,1 mm che protegge sempre il display e sta nella parte sottostante. Dunque, tutti elementi che Oppo ha brevettato e che poi vanno chiaramente a concludere, a chiudere questo progetto molto molto interessante e che, vi dicevo, è adesso realtà.
Chissà se sarà questo il design definitivo per i pieghevoli. Personalmente è quello che forse apprezzo di più. Non mi piace avere qualcosa che si deve piegare, che poi magari in tasca è particolarmente spesso e magari anche pesante. Questa invece è una soluzione molto innovativa e che potrebbe trasformare i nostri smartphone tradizionali in qualcosa di più all'occorrenza, se serve. Sarà curioso capire anche la batteria, la capienza, o meglio se poi verrà effettivamente, sarà in grado di sostenere questo display così ampio, ma abbiamo visto che poi anche con altri pieghevoli conta poi l'efficienza energetica. Particolari i rumori, mi sto zitto un attimo. Sentite, è abbastanza particolare la struttura interna, quindi sembra quasi tutto vuoto, in realtà ci sarà un gioco molto, molto particolare, quindi mi aspetto anche da poi chi smonta questi dispositivi di avere qualche indicazione in più quando sarà possibile. E chissà come saranno le cover, se saranno anche loro allungabili. Ultimo elemento, vedete, dual SIM, quindi si potrà anche utilizzare tranquillamente con due nano SIM. E la porta Type-C, guardate che è stata incastonata lì nell'angolo destro, in posizione molto molto particolare. Non c'è ancora un prezzo, non c'è neanche una data di lancio purtroppo, ma anche il nome stesso Oppo X2021 ci lascia pensare che arriverà effettivamente nel corso dell'anno. Staremo a vedere poi anche il livello di ottimizzazione di software, perché è una delle cose più importanti, secondo me, non soltanto dal punto di vista della costruzione, ecco sì, questo movimento molto particolare, vedremo come le applicazioni che potranno essere ottimizzate per questo sistema magari apriranno nuovi confini. Maggiori informazioni ve le lasciate qui sotto, era soltanto una breve anteprima, speriamo di provarlo molto presto. Ciao!